Ancora violenza in Messico, nello stato di Guerrero, nel sud-ovest del paese. Due scontri a fuoco nei pressi della turistica Acapulco hanno fatto almeno 11 morti. Nel primo, 8 persone hanno perso la vita, di cui 5 civili armati. Le altre 3 vittime facevano parte della polizia locale. Qualche ora dopo, altre 3 persone sono decedute durante una sparatoria tra polizia locale e nazionale. In totale sono stati arrestati 30 agenti locali, trovati inoltre in possesso di 580 dosi di marijuana. La violenza ad Acapulco, una delle località più gettonate del paese, è aumentata notevolmente negli ultimi anni a causa della guerra tra gang che l'ha trasformata in una delle città più pericolose al mondo.